Una bella emozione vedere così tante persone qui al palazzetto dello sport di Monticelli nel mio quartiere, è una grande emozione perché da oggi inizia un percorso che ci porta fino all'8 e 9 giugno. Non vuole lasciare le cose a metà per questo ha deciso di ricandidarsi per il centro-destra il sindaco di Ascoli Picciano Marco Fioravanti. L'annuncio nella serata di domenica, la presenza tra gli altri del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Senatore e suo predecessore Guido Castelli, della Senatrice di Fratelli d'Italia Elena Leonardi, dell'Assessore Antonini e dei Consiglieri regionali Carlo Ciccioli e Andrea Senti. Io devo dire la verità, innanzitutto sono qua per l'amicizia. Ultra decennale che mi lega al sindaco di Ascoli Piceno, a Marco Fioravanti, e mi faceva veramente tanto piacere essere qui con lui per questa presentazione della candidatura. Una presentazione che diamo scontata, per scontato perché Marco Fioravanti in questi anni ha fatto molto bene, e lo si vede girando per le strade, per le piazze, in tante occasioni ho potuto. Constatare personalmente l'affetto che nutre la città nei suoi confronti. Ascoli, ha continuato il governatore, è il punto di riferimento per il rilancio della regione e delle zone interne post-sisma. La città è cresciuta e Fioravanti è diventato non a caso presidente regionale Ancimarche per il modello amministrativo della città che guida. Abbiamo raccontato questa sera i grandi progetti e il grande percorso che abbiamo fatto dall'11 giugno 2019 fino ad oggi. Quindi tanti progetti li abbiamo realizzati grazie a una grande relazione con le persone, con i cittadini, con gli anziani, con le persone con disabilità, con i bambini, costruendo la città del futuro partendo dal basso. Questa è la cosa più bella. Poi, punzecchiando il PD e il dottor Emilio Nardini, Fioravanti ha detto ancora non ho capito chi sarà il candidato sindaco dell'opposizione, ma una cosa è sicura, lo considererò un avversario e non un nemico come invece loro mi hanno definito. A metà? No, grazie, ancora insieme, a questo è il claim della campagna elettorale. Nonostante Ascoli sia tra i migliori comuni per quanto fatto per le politiche sociali rispetto a scelte e risorse disponibili e 90 milioni del Pinqua ci sono infatti ancora tante opere da portare a termine. Poi un altro grande progetto che consegneremo venerdì è l'inizio del lavoro del ponte di collegamento tra Monticelli e Via Piccina Prutina. Poi un focus su cultura, spettacoli, sport e promozione che hanno rivitalizzato il centro storico tra i salotti più belli d'Italia. Tanti eventi, tanti artisti nazionali e internazionali che hanno dato la possibilità ad Ascoli di farsi conoscere nel mondo, abbiamo aumentato eh, tantissimo le presenze turistiche, molto di più gli arrivi. Infine da fioravanti anche un appello agli Ascolani a fare figli per porre un freno allo spopolamento.